Sarete certo voi, Pio Vano di Limonta e dei miei feudi, a mettere in dubbio la mia fedeltà a Papa Giovanni XXII, esiliato ad Avignone. Ludovico il Bavaro lo ha deposto con un atto d'imperio che nessun vero cristiano può considerare legittimo. E allora di cristiani falsi ce ne sono troppi, visto che sono in tanti a riconoscere Niccolò V l'antipapa di Roma. A cominciare dai Visconti, signori di Milano. Io non ho peli sulla lingua e voi lo sapete. Ma non sarà proprio per questo che non vi siete impegnato molto nel dimostrare le vostre convinzioni. Non ce n'era bisogno. Io sono guelfo di chiara fede. E i Visconti ghibellini scomunicati. Ma sono anche i potenti cui dovete devozione e obbedienze. E questo era invece il momento di schierarsi con tutti i limontesi, visto l'indegno sopruso che li minaccia. Un sopruso quando è giustificato dalla legge. Comunque, non avrei mai creduto che lo scisma arrivasse anche qui a Limonta a toglierci la pace. Limonta è feudo del monastero di Sant'Ambrogio in Milano. E l'abate Giovanni, che è un Visconti, ha approfittato del momento. Dovevamo reagire. Sì, ma non sino al punto da condannare a morte il suo procuratore per la grua. Personalmente ho fatto l'impossibile perché questo non avvenisse. Il paese è esasperato. L'abate è al servizio dell'antipapa. Non doveva affidarsi a Pelagrua, una canaglia che ha tradito ignobilmente il suo paese. Coi suoi cavilli legali volevano privarci di ogni diritto, trasformare il nostro stato giuridico di vassalli in quello di servi, pressoché schiavi. E anche per me, prete, la ribellione contro chiunque voglia imporci la schiavitù è sacrosanta. Dove andremo a finire? Ormai la grua sarà giustiziato e la vertenza si risolverà col giudizio di Dio. Un rustico duello con fustibus et scutis che risolve inappellabilmente una vertenza giuridica. Giocarsi la libertà su un colpo di bastone, sì, è indegno, è una bestemmia contro Dio e contro la giustizia, finché il mondo andrà così. Signore, grazie. Belinda, sei bellissima. Oh, grazie. Mi abbiamo fatto aspettare. Oh, stavamo parlando. Discorsi poco allegri. Come mai Marianna, che aiuta sua figlia a servire in tavola? Ci teneva tanto, in onore del nostro Pievano. Certo, un onore e un piacere. E il lupo? Sempre in giro col suo padrone, eh? Sempre. Il conte Torino non può fare a meno di lui. Lauretta, quando le si nomina suo fratello. Lauretta ha ragione, se io avessi un fratello come Lupo. Chiedo scusa. Che c'è, Ambrogio? Dovevo riferirvelo subito. Pelagrua è fuggito. Gli stanno dando la caccia. Ma allora? Meglio così. Se lo prendono non aspetteranno la forca. Meglio che non lo prendano. Ormai ha fatto tutto il male che poteva e i limontesi non si macchieranno le mani di sangue. Se riuscirà ad arrivare a Milano è un testimone pericoloso. È troppo furbo per presentarsi al monastero.